Signore e signori, bentornati su Briciole di Storia. Bentornati, carissimi amici. Professore, che cosa abbiamo qui? Bo Una borsa, bo ma più bo valigetta. borsone, bo borsone. Io penso che venisse usata soprattutto per, come dire, andare in ufficio. Forse una. No, Eh troppo sì, grossa per andare in io penso che ufficio. venisse usata per andare in ufficio. In Beh, certo. palestra questa, te la No, no, davano no, per no, 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 andare. no, 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 no. No, io credo che venisse usata per andare qualcosa tipo ufficio, per quello che ne sappiamo. Scrivetecelo, io voto per la palestra. Va bene, e quello che ci interessa è il marchio, naturalmente, perché la fattura è normalissima, a parte la cucitura in rosso, carina. Che Ma sai cosa succede? si può Adesso chiudere guarda, a metà. queste due ali si chiudono e Sì. questa cerniera le fa diventare un pacchettino Sì, molto piccolo. bello, non mi ero accorto, ma adesso mi E accorgo. perché sennò non ha senso questa cerniera messa sul bordo Diventa esterno. una pochette. Esatto, ma in che anni siamo? Perché stiamo parlando sempre, cioè siamo a briciole di storia, non è che possiamo far vedere cose uscite ieri. Probabilissimamente siamo nella metà degli anni 80 Bene. e questo coincide con la storia di Enichem, che sappiamo che è cominciata 83 ed è terminata, nel 2000. cambiando più o meno nome, ma insomma è. E che si occupava di materie plastiche, tutti i derivati del petrolio, eccetera, Ma eccetera. come vediamo da questa valigetta, siamo nel ramo che si occupava dei concimi. Dell'agricoltura, ah, Certo. concimi, no, pensavo che piantavano la plastica e la facevano Sì, crescere, una sicuramente cosa del sì. genere. E si evince che Aiuto, siamo negli anni aiuto. '80 per questo trapuntato, che è un Che è po' stile da anni 80, stile un po' secondo anni '80, sì. Le cerniere sono ancora funzionanti, vediamo. Sì, le cerniere ancora tu funzionanti. ti stai Facevo vedere così. commuovendo dei segni del tempo? Noi siamo esperti di questa roba Siamo qui. esperti di segni del tempo perché Sì. li abbiamo sulla nostra No, no, non in quel pelle, senso questo lì. intendevi? Non nel Grazie. senso, nel senso che l'oggetto è vissuto Sì. Beh, e. le cose usate a noi piacciono più, facciamo vedere anche tutto il rosso e il nero. È un pezzo sicuramente carino, soprattutto per chi ha vissuto a che fare con tutto l'universo, Eni, Mattei, diciamo, tutto quello che girava in quegli anni ed erano in tanti, sicuramente. E sul periodo dei borsoni che andavano, mi ricordo anche quando dai benzinai con i bollini Ah, Dio, vincevi i mamma mia. borsoni, con i biscotti pavesi vincevi i borsoni, cioè c'erano Sei borsoni sicura? ovunque negli anni '80, che nascevano i primi extra lavorativi, no? Quindi c'era la palestra, il jogging, alcune cose che aumentavano e servivano borse un po' più grandi, ma che non dovevano sembrare valigie, dovevano solo portare un po' di roba in più. E questo sarebbe il nostro caso. Sì. Ne approfittiamo per ringraziare Eugenia che ci fornisce Certo, spessissimo ottimi assolutamente. articoli vintage e con questa cosa un po' fine a se stessa, ma come tutte quante sono Come tutte, fine a se esatto. Vi stesse. salutiamo, ci vediamo al prossimo video.